vederlo, allora insieme a manager vedremo che cosa potrà fare. Ha fatto anche alcune presenze, però vediamo a Tortona come si integra e se riuscirà a entrare negli schemi di Mister Zipper. Capitan Teti guida il Tortona, allora diamo quelle che sono le scelte dei due allenatori. Il Tortona arriva qua con motivazioni diverse. Motivazioni diverse anche dopo una sconfitta. Areco qua spreca nella tre quarti, recupera Romeirone, distribuisce per Todisco, dal limite, Romeirone può pensare al destro, calcia direttamente sul fondo. Grande occasione per i Leoni che riconquistano il pallone e vanno questa volta sì al tiro con Romeirone. La palla lunga e verticale per D'Ambrosio, area di rigore, D'Ambrosio finta su Gagliani, non riesce a calciare, poi va dall'altra parte. Conclusione alta di Manfre, occasionissima. Deve mettere giù al limite, lo fa splendidamente e calcia Romeirone! Un dritto splendido da parte del numero 11, palla alta di niente, sopra la traversa, contropiede del Borgosesia. Ci prova adesso il numero 7 con la conclusione. Teti bravissimo nel controllare questa sfera. Col piede a martello finisce qua il primo tempo, finisce 0-0 al comunale di Borgosesia tra Borgosesia e HS Tortona. I primi 45 minuti si spengono così, vedremo Speranza prendere la fase centrale, invece due interni di centrocampo dalle ottime qualità come Manasiev e Procopio inizia la ripresa, allora con i nuovi 22 in campo. Manasiev recupera metà campo, via il contropiede dei Leoni, palla buona per Romeirone che prova a scappare via verso l'area di rigore, Romeirone pensa al destro, poi tocca in maniera errata. All'ennesima gitata di giornata passa all'indietro dei piedi di Cleto Giura, il cross sul secondo palo per Luzzetti, tutto regolare per Diallo, di testa la super parata, ma c'era effettivamente posizione irregolare di Luzzetti. Manasiev dal limite, pensa a destra e calcia di fuori, non di moltissimo, strappo Manasiev, lampo. Speranza vince il contrasto, palla lunga e verticale per Sacca, può arrivare sul pallone Sacca, finta e controfinta, entra in area Sacca, può pensare al mancino e calcia. Ottima conclusione, strozzata col mancino da parte di Sacca, parata di Gilli, ma sta crescendo il Tortona, nel momento di maggiore difficoltà sta uscendo il Leone. Break della Borgosesia, Manfre pensa al destro e calcia in porta, bravissimo a distenderti Teti. Palla buona per Carrara, che pensa al mancino dentro l'area, direttamente sul fondo dai 30 metri. Pensa al cross e finta, tocca all'indietro, cross che non arriva, ma poi slalom gigante al limite della rail, cross basso per Manfred che può concludere l'uscita di Teti, provvidenziale sui piedi del numero 10 che spedisce alto sopra la traversa, ma eravamo a 4 metri dalla porta di Teti. Palla lunga e verticale per Manfred, lo insegue Emiliano, controllo errato di Manfred che poi va sul destro, Teti, ancora lui e poi Gagliani, Teti, splendido intervento di Teti. Ancora Manasiev dal limite, pensa al destro, prova a caricarlo, si trova allo spazio e poi rientra col mancino, Manasiev dal limite, può appoggiare per Diallo che ha avuto il tempo per ragionarla a calciare alto. Siamo già dall'altra parte, Sacca punta l'area, ci entra Sacca col pallone tra i piedi, sterza col mancino, tocca lì dietro per Speranza che cestina in maniera clamorosa e allora riparte Tortona, ma non c'è più tempo, si lamenta Manasiev, finisce 0-0 a Borgosesia, tra Borgosesia e HSL Tortona.